Eccoci ragazzi, finalmente per la cisterna, quindi sorta di fogne e cose varie. Innanzitutto perché sono vestita così, cioè da rara, faccio la rara intellettuale perché giustamente porto gli occhiali e quindi da tale non ci vedo. Ad ogni modo mi vesto così perché grazie per il raggiungimento di 100 iscritti, oh yeah, grazie mille. Per coloro che mi supportano, che mettono il polliciaccio in su, che mi commentano, grazie davvero perché non avrei mai creduto di, diciamo, arrivare a ciò. Ad ogni modo, quindi, avevo pensato che come 100 iscritti avrei fatto una sorpresina ed è questa. Sì, mi sto congelando per voi, quindi apprezzate il gesto. No, sto scherzando. Si sta, diciamo, in un clima mite in questi periodi, però ne ho voluto approfittare, altrimenti non avrei mai più fatto questo special. Quindi, grazie ancora a tutti quanti per il raggiungimento di 100 iscritti. Continuiamo così e andiamo avanti. Eccoci quindi alla nostra cara cisterna, un livello non troppo difficile, possiamo dire, ma che, beh, avrà i suoi cavoli amari e quindi niente, dobbiamo innanzitutto scendere, estrarre le nostre pistoline perché c'è il topone. Incominciamo. Ecco. Poi ci doveva essere un mascino, eccolo, da spostare. Mi pare che ci conviene spostarlo in avanti perché ci serve poi per premere una leva. E quindi andiamo. Poi vabbè, come ho già detto, mica ci sono altri topi? Sì, uscivano forse dalla porta. Comunque, cosa volevo dire? Sarà, diciamo che pubblicherò e caricherò un po' più in ritardo perché innanzitutto ho sempre impegni con l'università e cose varie e quindi mi levano un po' di tempo. Ma io sto qui su e voi non mi prenderete. Ok, basta. Con le mie risate un poco paurose, fatte apposta, giustamente perché non sorrido così. Ad ogni modo, che stavo dicendo? Beh, a parte l'università e i vari impegni, anche perché è uscito quello che è Rise of the Tomb Raider, come, ops, stanno cascando gli occhiali, come tutti sappiate, è uscito il 13 novembre, mi è arrivato puntuale a casa e beh, dopo che mi sono data da fare con l'università e quindi con il mio dovere da studentessa, mi rivolgo a Rise of the Tomb Raider. E andiamo avanti. Non perdiamoci troppo in chiacchiere. Sì, sono una chiacchierona. Ok. Ah, qua inizia la musichina. Un poco strano perché mi pare che parlava Pierre, il nostro Pierre, che poi amato proprio non è. Non vorrei mica farmi cadere, no. Allora, adesso dobbiamo percorrere tutta questa enorme via. Oh, ci sono dei toponi sotto i nostri piedi che non vedono l'ora di, come dire, rosicchiarci. Il computer che come sempre vuol dare fastidio a inceppamenti o cose varie, anche se credo sia più il gioco, ma non perché il mio PC non ce la fa reggerlo, cioè un i3 vecchiotto sì, però regge insomma questi giochi, però si sa che i computer, beh, cacciano diciamo i loro difetti ogni tanto, ma vabbè, basta che ci fa giocare. E andiamo. Ancora quei topini, o toponi, sarebbe meglio dire toponi. Che qui dalle mie parti si dice con un altro termine che è abbastanza volgare e quindi lo lasciamo perdere. Allora, perché andiamo qui? Dopo tutto questo percorso c'è una chiave. Questa volta dobbiamo stare anche buonini con le armi perché mi sono dato un po' da fare per il livello del palazzo di Nida e ho consumato un po' di cose, quindi ce li teniamo. Che poi ci stiamo anche avvicinando all'Egitto e questo vuol dire quasi fine del gioco. Ma vediamo se riusciamo a prendere questi deficienti. Però, come ho già detto nella scorsa parte, non sarà finita qui con Tomb Raider per il semplice motivo che, come dire, farò anche la serie Gold, quindi ce ne avremo ancora un po'. Resistete un pochino. Allora, di lì ci dovrebbe essere già un segreto nascosto infame, però, visto che stiamo troppo lontano, ci andiamo un'altra volta.
Allora, poi di qui si doveva andare avanti. Quindi continuiamo di qui. E qui anche ci dovrebbe essere già un segreto. Qui si alzava e si abbassava l'acqua. Non mi ricordavo mica di te, stupido di un Pierre. Però vattene, non ti inceppare. Eh no. No. Non me lo ricordavo questo Pierre. Eh no, vattene per piacere. Non voglio fare come il Colosseo, please. Per piacere, non mi fare incazzare. Faccio come Lara. No, tu non ti puoi essere inceppato, te ne devi andare. Oh, meno male, scomparso nel nulla. Allora, stavo dicendo, prima che Pierre ci interrompesse, di prendere un segretino, che sarebbe qui. Il primo, perché ce ne sono ben tre. C'è un medikit piccolo. Ok, basta, la smetto. In Tomb Raider 2, ah, carissimo Tomb Raider 2. Peccato che poi ce l'hanno comunque tolto questo ah. Blum! Quindi il primo segretino. Il primo segretino. Il primo segreto. Yuhu! Un sacco di proiettili per fucilozzo. Niente male. Dovremo saltare a tempo. Quindi io salvo, non si sa mai. Per il semplice motivo che ho questi. Sì, mi sono messa anche i guanti per voi. Quindi, ok, no, ce l'ho fatta. Quindi diciamo che sono un po' più, diciamo, poco agevolata nei movimenti delle mani, anche se con le dita ce la faccio. Ok. C'è un curativo, l'Ischew, e un altro fucile proiettili per fucile a pompa. Ecco che incominciano i miei accartocciamenti. Non cadere, Lara, non cadere. Do not fall, please. Ok. Ora, ciò che non ricordo è se devo mettere o meno già l'acqua. Questa è una cosa che quando faccio questo livello, per mia brutta abitudine, non mi ricordo mai. Mai. Perché comunque l'acqua alta a noi ci serve tecnicamente. Quindi non saprei. Ok, preso i nostri oggettini. Scendiamo, scendiamo. E mi devo far male. Ma da Lara devo essere spericolate. Sinceramente io la premo già ora l'acqua, nel caso, beh, i classici tagli. Perché io mi ricordo che ci vuole. Ci vuole. Ci sono i topini. Niente, eh? Proprio niente. Soprattutto dovremmo poter utilizzare una, come si chiama? Una, quella chiave che abbiamo preso. Oh, ma possiamo andare a prendere l'altro segretino. Quindi direi di andarlo a prendere. Anzi, anche il terzo possiamo già andare a prendere ora. Wee wee. Ma mi trolli? C'era un cavolo di coccodrillo dietro di me. Birbantello, birbantello. E andiamo. Sì, l'infame del segretino era qui e io giustamente non l'avevo mai visto, se non l'ho scoperto in tempi recenti quando ho rigiocato a Tomb Raider 1, perché sì, questa è stata l'annata di Tomb Raider, in quanto non faccio altro che giocare e rigiocare ai classici di Tomb Raider, ma non per niente, cioè voglio dire, mi piace Tomb Raider, c'è un motivo, no? Perché ho cominciato proprio con questo. Allora, dei proiettili per Magnum che non ci fanno male dal momento che ero rimasta ben 100 colpi. È un curativo, o meglio, medikit grande. Ok. Che poi a munizioni come stiamo messi? Quanto abbiamo recuperato? 23, e 249, ottimo! Noi ne avevamo solo 100 l'altra volta. Guardo sempre perché è meglio essere prudenti a dove mettiamo lo piedino. Muori, muori. Sì, solo che il coccodrillo dov'è? Io non voglio essere magnata, perché l'altro segreto cioè. Ho detto che non volevo essere magnata
E tu te ne vieni in faccia e mi mangi, ah, brutto deficiente. Io ora salverei, sempre sul secondo blocco perché non si sa mai e dovrei stare bene. Comunque, il segreto è qui. Il terzo ed ultimo, siamo stati veloci. Qua però abbiamo fatto il giro, quindi no, pensavo che ci portava in un'altra stanza o cose del genere, e invece il segreto solo dei proiettili per Magnum, che non ci fanno male. Così li abbiamo recuperati, sì, anche perché non ricordo se proprio alla fine di questo livello, anche se ho la vaga idea di sì, ci sono quei maledettissimi, diciamo, quelle maledettissime, no, ho sbagliato parte. Come possiamo chiamarle? Cavalli mummia? E non saprei come definirli, che a me terrorizzavano parecchio, ma va, a me terrorizzava tutto parecchio, e che quindi, niente, come dire, non so se evitarli o combatterli, dal momento che, sì, possono essere anche, bellamente evitati. Lara? Ecco, divento un tutt'uno con la serratura. Io salvo sempre. No, invece sì. Non puoi dirmi no oggi. Non te lo permetto. Oggi che mi sto congelando. Venite. Però dovete morire. Dai, 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 dai. Ok, qui adesso viene il nostro Pierre. Perché la Renuti? Ah sì, perché c'è lì. Ma vediamo perché non mi ricordo se qui c'è qualcosa da prendere. Ci sarebbero solo i proiettili per Magnum e di lì. Però quelli mi pare che si va da su. Ed è una vera seccatura. Anche perché ora me lo ricordo troppo bene che viene il nostro caro amico Pierre. E questo mi sa che mi porterà a curarmi. Sì, con la R muscia, non per diciamo prendere in giro chi ha la R muscia, ma è proprio Pierre che mi porta alla R muscia. E quello è proprio qui il curativo, appositamente per questo. Che poi come l'ha svarata ho premuto invio, sì, perché. Ogni programma, ogni programma, diciamo, di registrazione e di cattura del gioco, che se è andato a morire ammazzato, ha un proprio pulsante. Visto che io non ne posso usare, diciamo, un altro, mi trovo con invio, come la deficiente, premo invio per, diciamo, usare anche gli oggetti. Quindi se vedete un taglio o un qualcosa, sì, mi devo ancora abituare. E beh, sono da poco su YouTube. Lì ci sarebbero dei proiettili che snobberei. Sinceramente, snobberei, perché altrimenti ci dobbiamo rifare tutto il percorso e non credo ne valga la pena. Ok, qui ci sono tanti amici Fritz, però come scorciatoia non credo ci. O forse sì, da qui a lì ce la faremo? Vogliamo rischiare? Ma sì, dai. Rischiamo sempre salvando. No. No, ok, non rischiamo. Facciamo i bravi bimbi. I bravi bimbi, i bravi bimbi. I bravi bimbi. Che uccidono il nostro caro coccodrillo. Prendiamo lo shotgun. Lara, non puoi scendere di qui? No, si deve fare tutta la strada perché lei è una brava bimba, a differenza di me, che voglio fare la cattiva bimba. Allora. Questo è per il tuo gemello. Adesso direi che, visto che vengono anche due topi, di prendere le pistols. No! Non me lo ricordavo quest'infame! Vabbè, preserviamo colpi. Che
che in Egitto ci serviranno. Topi? Ma non ce n'erano due? No. Eh sì, sono andata qui per il medikit grande, che tra l'altro l'abbiamo anche recuperato rispetto a quello che abbiamo usato prima. Ne abbiamo recuperati ben due in più. Però, visto che è gratis, ce lo prendiamo. Se poi si pagava, beh, ci pensavo. Ah, però una scorciatoia mi viene in mente. Sì, potrei provare questa. Sì, mi piace, diciamo, accorciare più che allungare. Anche se però mi sa che è un po' rompi. Oppure no. Let's see. Boom. Ok, basta. Vabbè. Era giusto che vi facessi vedere la mia scapizzata. Ogni tanto è giusto. E quindi così non va. E quindi dobbiamo fare la brava bimba. Ma no. Oh, e non potevi farlo prima? No, dovevi fare l'infame. Mai contraddire una crofta. Ok, la smetto. Allora, attenzione, perché qui se non erro, ecco, oltre ad esserci un topone, un topastro, c'è anche quella che è una bellissima trappolina. Ok, fiondiamoci. Ecco, adesso se non avessi tirato la leva, l'acqua sarebbe stata ancora più, diciamo, bassa, sì, direi bassa, quindi niente, dobbiamo ancora proseguire. Perché dovrebbe esserci un'altra leva, maybe. Sì, infatti, però questa apre tecnicamente la porta di giù. No! Ecco. Ma almeno ti ho ucciso, ma che? Muori. Ok. Prendiamo questi nostri oggettini. Ma c'è. Potevo anche saltare, però. E vabbè. Allora, Lara, please. Che secondo me stiamo già registrando da 8 ore. Sì, io quando registro non metto nessun timer. Perché comunque registro sempre tutto il livello, quindi sarebbe abbastanza inutile, direi. Lì dovrebbe arrivare un altro amico Fritz, se non erro. Tra l'altro devo anche prendere questa chiavina. No, no, please. Do not hit me, non mi mangiare. Ok. Ok. It's ok. Solo che per andare dove diciamo noi, cioè avanti, 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 che sarebbe per di lì, ci vorrebbero due chiavi se la memoria non mi imbro, se non mi, la memoria non mi inganna, ecco. Io ho una silver key. Salverei, sì, perché questo livello mi ha sempre un po' confuso. Mi ha sempre un po' confuso. Però se non ricordo male ci dovrebbe essere due porte. Noi cominciamo a mettere la prima. Sì, infatti. Silver key. Chiave d'argento. Ok, e la prima l'abbiamo recuperata. Recuperata, ok, basta con questa R moscia, ma è colpa di Pierre. Prendetevela con lui. Let's see, forse nel caso non riusciamo ad andare avanti, forse dobbiamo ripremere la leva, sperando che ce la fa riprendere. Sì, perché mi ricordo che c'era anche quest'altra strada. Qua, ritorniamo di qua. E Lara?
Sì, anche perché qui tecnicamente ci servirebbe ancora più acqua. No, allora ok, no, ok, ho capito, dobbiamo levarla. Perché se riusciamo a, diciamo, giungere in questa zona, poi ci dovremmo riuscire ad arrampicare. Dovrebbe essere così. Qui mi imbroglio sempre, purtroppo. Non per niente dico che ho il senso dell'orientamento di yoga di Ranma, non so se avete presente il personaggio, ma sì. E quindi andiamo a riprendere la leva. Andiamo. Dov'è? Non cadere. Queste trappole, mo, cioè queste botole infami. Allora, così abbiamo ridotto nuovamente l'acqua. Io non mi ricordo se devo andare proprio da questa zona. Sempre, o posso andare da quella, perché mi pare che lì era troppo alta, quindi proviamo ad andare di lì. E nel caso tagli. Oh, ancora topi. E basta, topini. Infatti, qui è una zona completamente diversa, o almeno così mi sembra. Tu però non ci rimani qui. Vabbè, quello di qui non ci siamo proprio andati, il che è diverso. Perché ho preferito prendere prima quella Silver Key lì, perché l'avremmo dovuto fare ugualmente. Quindi o un giro o l'altro, diciamo che siamo là. Sempre lo dovevamo fare, ci toccava, ci toccava. Qua ci dobbiamo dondolare dolcemente, però mi sa che potremmo anche dondolarci fino alla fine, meglio che ci dondoliamo fino alla fine. Non si sa mai che poi dobbiamo, come dire, premere una leva, un qualcosa, in questo preciso istante, in questo preciso istante non mi ricordo. A quanto pare no. E vabbè, andiamo avanti. Sempre di deretano, di Sederozzo, e ci ritroviamo qui. Ma ho preso una chiave, giusto? Ok, Rusty Key. Sì, perché tecnicamente ci sarebbe da aprire un'altra porta. Quindi rimettiamo l'acqua. Anche se la Silver Key. Cioè la Silver Key, sì, era Silver, sì. Per aprire la porta stava sempre di là, cioè in quella zona dove io dico che forse non ci vorrebbe l'acqua per arrampicarsi, però visto che ci hanno messo un'altra Rusty Key, e adesso non mi ricordo. Non mi ricordo dove ho salvato, quindi non posso ricaricare. Ah, Lara, Lara, perché mi fai questo? Allora, andiamo. Andiamo. Allora, di qui ci facciamo male, quindi adesso possiamo anche non dondolarci fino alla fine e andare avanti. Scusate per i 3.000 giri, ma purtroppo questo livello mi ha sempre dato un po' fastidio. Non che sia difficile, però un po' dispersivo. Ci sono tante zone. E quindi andiamo a vedere la zona dove. Allora, prima di tutto salverei perché se faccio qualche altra caduta, sì, sono una salvona. Se faccio una caduta da qualche parte che non devo, almeno. Oh, a quanto pare l'acqua qui ci voleva. Che poi se camminiamo
diciamo in modo calmo, tranquillo, le spine non ci prendono. Poi se ci andiamo sopra nuotando, non succede niente. Che chiave è questa per andare avanti? E non mi mangiate. Ah, allora niente, non si doveva proprio andare di lì. Va bene. Sì, perché questa sarebbe l'altra gold key. Ci volevano due chiavi diverse, quindi chiave d'argento e chiave d'oro. Ma a me non sembra. No, la gold key no. La gold key serve dopo, ok. No, no. È proprio decisa, no. Allora. Ho visto un amico Fritz di Anne. No, andiamo a togliere l'acqua. Andiamo con calma. Va bene, nel caso l'ho detto, faccio tagli. Faccio tagli e non se ne parla più. Che poi queste trappole sono anche un po' di, diciamo, rompine, perché sono grigie, quindi non si vedono facilmente. Così ho levato l'acqua, giusto? Giusto. Lara, dove vai? Comunque sì, la Gold Key, serve per un'altra zona. Un'altra zona. Che poi nell'anniversary, bellissimo remake, hanno praticamente cambiato e stravolto tutto. Vediamo se riusciamo a raggiungere, raggiungere da qui questa zona che dico io, altrimenti. Altrimenti mi sa che dobbiamo rifare di nuovo tutto il giro. Mi sa. Infatti qui se non c'era l'acqua non riusciamo a raggiungerlo. E quindi mi frigo. Ecco. Ah, io che pernoccolo. Perché oggi sei così cattiva? Oggi non mi vuoi bene di nuovo. Perché ti prendi, diciamo, collera del fatto che non gioco spesso, ma ti pensi già ai Savage Tomb Raider uno alla volta. Io credo che devo rifare proprio il giro, quindi proviamo. Tanto non dobbiamo dondolarci, possiamo farlo anche più velocemente. Velocemente. No, no, ho preso il lato proprio più brutto che c'è. Andiamo a sfolleggiare, come ho già detto nella parte precedente, per la città. Cioè, sfolleggiare, vabbè, vuol dire tipo andiamo in giro per la città. Comunque, là l'acqua ci voleva sicuro per la Gold Key, perché altrimenti. Ho temuto un attimo. Perché altrimenti non saremmo potuti andare poi avanti in una zona dopo quelle due porte. Perché dopo quelle due porte ci deve stare l'utilizzo sicuro della Cold Key, me lo ricordo, altrimenti non possiamo andare avanti. E dai! Sembrava che cadeva.
Andiamo sempre con calma e con prudenza. Sì, perché è inutile dondolarci e tutto il correlato dietro, cioè voglio dire. Abbiamo questa scorciatoia, la usiamo. Mica siamo scemi, no? Qua abbiamo già sterminato tutti. Quindi niente, se sto zitta è perché mi concentro, come vi dico sempre. Non cadere, ecco. Non cadere nemmeno qui, please. Ah, perché qui ci sono le spine. Ma salta dolcemente. Ok, forse ci siamo, diciamo, arrivati perché qui c'è ancora il nostro amico Pierre, che odio. Ok, quindi dobbiamo fare tutto questo giro. Ok, vediamo, dobbiamo andare di là. Dopo che siamo andati di qua, proseguiamo. Ok, perché c'è una leva? La leva che ci aprirà giustamente la porticina giù per aprire la nostra famigerata porticina con dentro la nostra ultima chiave. Così andiamo via. Yeee! Yeah! Let's go! Senza cadere. Io mi ricordavo che qui ci fosse di nuovo Pierre. Voglio sperare che è stato solo un brutto sogno, un brutto ricordo. Sì, odio Pierre. Lo odio. Let's see. Allora, dov'era la porticina? Eccolo lì. Anche se io mi ricordo che viene Pierre. Vabbè, nel caso noi ce ne andiamo bellamente. Però sguaino le mie pistole. Mi hai fatto già usare troppi curativi. Ma che cacchiarola. Brutto deficiente. E mi pare che se mette... Ops. Wow, che grossi bug. Non mi era mai capitato, stupendo. Oddio, stupendo. Che poi mi pare che se mettete l'acqua e ritornate, Pier lo trovate anche, però non mi ricordo se continua a camminare sott'acqua, a spararvi, non so come farà poi a sopravvivere, però ce lo ritroveremo comunque dinanzi le scatole. Allora, rimettiamo comunque l'acqua perché così ritorniamo in quella zona molto più facilmente. Quella che ci permetterà di andare avanti. Laura, per piacere, non cadere. Grazie. La canzone del telegiornale. Non so se si sente. Allora. E quindi i segreti li abbiamo presi. Oh mio Dio, questi gargoyle. Sì, dovrebbero essere dei gargoyle. Le chiavi le abbiamo prese, i segreti dovrebbero essere tutti 3 su 3 e quindi possiamo finalmente andare verso la zona finale del... come si dice? Del livello, ecco. Oggi come sempre mi accartoccio, ma ormai. No, devi usare la silver key. Monange. Ok, oggi sto facendo troppo la francese. La smetto. Che tra l'altro qui su ci dovrebbe essere uno scimpanzé. C'è un capellino che mi sta dando un po' fastidio. Okay. Sì, ed è bloccato, fa la bella statuina. Io mi armerei di fucile.
Oh, tra l'altro l'abbiamo anche ripresi. E sei morto in men che non si dica. Sì, il fusile è ottimo, da, diciamo, a riscontro ravvicinato, ad uno scontro ravvicinato. È molto ottimo. Qui infatti vengono altri miliardi di nemici, tra cui... No! Non mi puoi fare questo. Non sono mai morta in tutti gli anni della mia carriera in cui ho giocato a Tomb Raider in questo modo. Non si fa, Lara. Vabbè. E dove cavolo ho salvato l'ultima volta adesso? Uffi! L'ho presa la Gold Key. Vabbè, qui taglierò, ragazzi. E rieccoci. Oh, dopo che ho tagliato. Ora morirete male. Ecco, dopo che ho tagliato, ora morirete male. Ora però mi rimetto le pistols. Li apro perché in una trappola del genere ci doveva stare, oltre a morire con le spine, se la memoria non mi inganna, ci dovevano essere, diciamo, curativo, ma mi sa che la memoria mi inganna, come sempre. Forse era un bug e non si vede? Ce n'era un altro, mio Dio. Non mi fregherete. Ne sono anche 3, 2. Quanti ne sono? Non riesco a capire. Morirete tutti. Io già non capisco sempre come fate ad essere vivi dal momento che comunque, cioè, voglio dire, siete qui senza cibo, senza niente, però siete magici. Cosa devo dirvi? Siete magici. Ok. Non mi dire, devo spostare sé, il masso di qua. Sì, le zone, diciamo, dove si tirano massi sono un po' noiose per tutti, credo, perché ci vuole un po' di tempo. Però ce la possiamo fare. Allora, ho preso in corrispondenza bene la... No, deve per forza andarci questo di masso, perché... Cioè, non ce ne sono altre, non c'è altro modo di andare lì. Altrimenti come andiamo su? Poi dovrebbe essere finito il livello una volta che sblocchiamo la zona e anche se mi pare che dovrebbe essere già aperta, solo che si può fare questa, diciamo, cosa in più perché ci sono degli oggettini su, oppure si deve aprire la porta, oh, questo non lo ricordo, ma lo scopriremo insieme. Ancora. Non dirmi che dobbiamo spostarla anche al lato, please. Please. C'è una levozza qui innanzitutto. Che cosa conclude? Mi pare che chiudeva la porta. Perché mi pare che si poteva venire anche da sopra in un altro modo. Sì, era una doppia strada, ma noi l'apriamo altrimenti. Siamo fregati. Mi pare che si poteva andare anche direttamente prima dalla parte di sopra, ma io faccio sempre questa strada. Quindi, who cares? Andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora. Chi si ricordava che ci fossero dei toponi anche sul tetto? Vabbè, questo è un po' normale, perché voglio dire, i topi fanno di tutto. Cioè, nel senso, si arrampicano anche. Ecco gli oggettini che non ce li facciamo scappare, visto che ci devono stare dopo quelle mummie cavallo. E quindi niente. Che se non erro comunque non dovrebbero già venire ora. Perché
perché verso quella strada che è una discesa che ci conduce a quel tempio dove c'è il secondo pezzo dello Stion, o Shion come cavolo lo vogliamo chiamare, e quindi dovrebbe esserci quella discesa, e qui non c'è. Qui, se non erro, cadiamo solo enormemente, facciamo un'enorme caduta, diciamo, nell'acqua. Quindi, niente, non dovrebbe esserci quella discesa. Quindi, nel caso non dovrebbe esserci quella discesa, faccio qualche altra controllatina, ma nada, perché non dovrebbe esserci, se la memoria non mi inganna. Vi invito a, diciamo, fare un voto, una risposta, un qualsiasi cosa e dirmi: volete che combatta contro i cavalli mummia oppure lievito? Uno o due? Opzione uno o due, però non mi dite uno o due perché sennò non mi ricordo, ma ditemi sì, combattili, no, combattili al massimo, oppure sì, combatti cavalli mummia, no, combatti cavalli mummia, insomma, come volete. Io non salverei perché no, dovrebbe essere la fine di livello. Ah! Ok, e infatti eccoci alla fine del livello. Ci ho messo 38 minuti e 50, ma dal momento che taglierò, come ho già detto, diciamo quella parte dove sono caduta, e quindi ho dovuto ricaricare e rifare la strada, perché più che caduta sono morta. Sì, sono morta per colpa di quel bastardo, bastardo. Ok. Quindi tagliandolo dovrebbe durare un po' di meno, spero, ma ho visto che non vi spiacciono i video anche di bei 35 minuti. Ma tornando ai nostri titoli di coda delle cisterne, abbiamo fatto ben 32 uccisioni, abbiamo preso ben 26 oggettini, segreti 3 su 3, oh yeah, e un tempo impiegato 38 e 50. Spero che questo video vi sia piaciuto, soprattutto dal momento che mi sono vestita da Lara come special per i 100 iscritti, grazie ancora. Se vi è piaciuto, quindi, come sempre, se vi piace, un pollice in su come da supporto e di incoraggiamento per poter andare avanti e fare sempre di più. Se non vi piace, ma fate come cacchio vi pare. E questo è quanto. Iscrivetevi se vi va per mantenervi sempre aggiornati e un pollice in su, già l'ho detto. E quindi niente, mi sto accartocciando. Ah, e un'altra cosa che mi era venuta in mente, soprattutto, vi metterò nell'info box, quindi sotto al video, ma ho anche la outro, quindi la intro finale aggiornata con diciamo il link di Facebook. Sì, finalmente mi sono decisa a fare una pagina Facebook perché volevo vedere prima come procedevano le cose e poi decidere se fare o meno questa pagina. Ai 100 iscritti avrei fatto questo special con la pagina e l'ho fatta. Potete pigiare semplicemente nella barra di ricerca su Facebook Saki staccato, quindi spazio Croft, e dovrei uscirvi io, sempre vestita giustamente da Lara, però con l'outfit del South Pacific, quindi Sud Pacifico, di Tomb Raider 3. Di Tomb Raider 3. Quindi, che pian piano giustamente poi tenderò a, come dire, riempire, e soprattutto vi aggiornerò sulla, come dire, ogni volta, insomma, che caricherò un nuovo video, vi aggiornerò lì sulla pagina. Per chi più anche scritto con un'immagine, come fare per restare sempre aggiornati e quindi ricevere una notifica ad ogni aggiornamento che posterò sulla pagina. Quindi vi supplico, o meglio, vi supplico, vi prego, vi siete pregati di guardarlo, in modo che sapete anche da Facebook, dal momento che, diciamo, il social network più diciamo cliccato, di sapere subito quando è che carico questi video, se vi va, giustamente. Ve l'ho scritto lì, e nel caso, niente, vi metto un'immagine a fine video di come fare, dove ve lo spiego, anche se credo che lo sappiate. Questo è quanto, quindi, e alla prossima. Ciao!